ha visto coinvolti oltre 400.000 marchigiani e le ripercussioni sull'economia regionale si sentono ancora. Il terremoto che ha colpito il centro Italia è ancora una ferita aperta, l'emergenza non è finita e la ricostruzione è appena iniziata, con una fetta di popolazione che si è trasferita sulla costa in occupazioni di fortuna o sistemazioni allestite dalla protezione civile che deve ritrovare le motivazioni per ritornare a presidiare centri urbani e borghi delle aree interne dopo il sisma del 24 agosto. Ma quali sono i sentieri da percorrere? Dove trovare gli stimoli per un rilancio economico di quelle aree? Se ne è parlato durante la seconda edizione di Marche Europa, il programma di seminari formativi ideato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delle Marche in collaborazione con Istao, al Monastero di Montebello, ad Isola del Piano, la culla del biologico italiano. Ecco, il biologico rappresenta sicuramente non solo la sostenibilità ambientale ma anche la qualità della vita, perché chi si alimenta con cibo biologico sappiamo bene che dovrà affrontare qualche euro in più quando va a fare la spesa, ma sappiamo bene che fa un investimento sulla propria salute, sulla propria vita, sul proprio futuro, e la Regione Marche sul biologico sta investendo molto, non a caso ha investito oltre 80 milioni di euro nel piano di sviluppo rurale, oltre ai 20 milioni che si sono aggiunti con i fondi destinati alle aree terremotate. Il tema di questo seminario era incentrato sul criterio di un piano di rinascita sostenibile e del sistema agroalimentare marchigiano post sisma, affrontando sia nelle relazioni d'apertura del convegno presieduto da Renato Claudio Minardi, proprio in un luogo in cui negli anni 70 Gino Girolomoni fondò le basi di un nuovo concetto di agricoltura più vicina all'ambiente e rispettosa della natura. Beh sì, Monastero di Montebello è il luogo della rinascita, il luogo della discussione, il luogo dell'incontro, e noi siamo contenti di ospitare questa manifestazione regionale, e crediamo che appunto la nostra esperienza possa essere da esempio e è un simbolo della rinascita dell'entroterra marchigiano, e quindi siamo molto contenti di avere qui questa giornata oggi.